Buongiorno, bentornato in un nuovo video. Scusatemi, ma ho appena finito l'aerosol e sapete, quando si fa l'aerosol è tutto un soffiarsi il naso. Allora, siamo arrivati a martedì, questo grande giorno per me. Oggi pomeriggio avrò il controllo dalla dottoressa, non voglio dire nulla, mi sembra di stare molto meglio. L'unica cosa è che ho ancora ieri tutto il giorno le orecchie entrambe tappate, oggi la sinistra, ma lei me le ha visitate, non ha visto nulla. Sicuramente è tutto questo insieme di cose. Per quanto riguarda la tosse e diciamo, il pieno che ho qui, mi sembra di stare meglio. Oggi ho preso l'ultima, diciamo, mezza pastiglia di cortisone, quindi l'ho finito e domani mattina finirò l'antibiotico. Diciamo che ne ho uno stasera, un altro domani. L'unica cosa che mi sento stanca e vediamo. Il problema è che noto che la mattina sto bene, poi durante il pomeriggio inizio a non stare tanto bene per quanto riguarda la tosse. Però pensiamo positivo, almeno rispetto a tutte le altre mattine, oggi mi sembra già di stare molto meglio. Allora, mi metto a fare qualche cosina anche perché sono una persona che non riesco a star ferma, come vi ho sempre detto. È ovvio che quando sono stata proprio male, male, me ne stavo sul divano, non è che facessi nulla, nulla di che. Però qualche cosa la devo comunque fare, devo pulire il mio bagno, devo rassettare un po' qui, copro i letti e basta. Faccio prendere un po' d'aria al divano perché, poverino, in questi giorni sta patendo parecchio, visto che io e Joy siamo sempre lì sopra e devo comunque sbatterlo, fargli prendere un po' d'aria in cuscini. Io sono fatta così. Diciamo, le persone del sud mi capiscono perché diciamo una prassi tipica del sud, che però anche tante di voi del nord mi dite che lo fate comunque. Allora, adesso pulisco tutto, disinfetto l'aerosol perché comunque non lo uso solo io, lo usa anche mia figlia e poi comunque va sempre disinfettato. E poi volevo magari prendermi un caffettino, visto che stamattina ho bevuto il tè, ma adesso aspetto un pochino. Allora, io assetto un po' e niente, ci teniamo compagnia, vi porto con me dalla dottoressa, vediamo un po' cosa mi dice. E basta, devo anche sistemare, adesso che mi viene in mente, adesso ho sistemato la lavastoviglie, ma ieri sera ho terminato l'asciugatrice, santa asciugatrice, e bisogna che la sistemo e vedo se ho da fare un'altra lavatrice, ma vi dico la verità, ieri mi sono portata avanti perché ho detto sono a casa, mi dedico almeno alle lavatrici. Mi sono preparata, ma con grande fatica ho fatto la doccia e mi sono già vestita per oggi. È inutile che mi rimettevo il pigiama, anche se mi manca tanto. Io comunque ho questo orecchio tappato. Mamma mia, mi dà un nervoso incredibile. Oggi eventualmente mi faccio dare qualche goccina. Allora, ho finito quel poco di cose che dovevo fare. Poi prima di andare via voglio anche lavare l'insalata. Così se faccio tardi, anche perché non so se magari mi vuole mandare a fare i raggi, io glielo chiedo. Avendo l'appuntamento alle 5, ma si sa quando si entra, non si sa quando si esce. Comunque, adesso mi faccio un caffè, visto che stamattina non l'ho ancora preso. Non mi sono truccata, ho giusto messo un po' di mascara e la matita, ma vi dico, è una settimana che non mi trucco e non mi sento a disagio. E ecco, si vede un pelo della maglia e non ho messo fondotinta, non ho messo niente, non metto niente, non me ne frega niente, tutto niente. Adesso mi faccio un caffè e stavo riflettendo ieri, non so se voi seguite il Grande Fratello, so che non a tutti piace. Ecco, non ho il cortado, prendo il cortado. Ok. Cortado tirato giù perché noi il caffè ce l'abbiamo lì, ma quasi terminato. Infatti, mio marito ha detto che ieri lo ha ordinato e mi faccio il caffè in una di queste tazzine che in tante mi dite che vi piacciono. Comunque, guardavo Grande Fratello. Ieri, secondo me, Alfonso Signorini ha dato una grandissima lezione di vita sia ai concorrenti della casa del Grande Fratello, ma anche a noi spettatori. Perché adesso so che non tutti lo seguiranno, ma a me piace, sinceramente, è un reality che mi tiene molta compagnia, soprattutto quando sono a casa.
E ieri ho guardato la puntata perché Beatrice, una delle concorrenti che appunto fa parte del cast del Grande Fratello, purtroppo è stata avvertita la settimana scorsa che suo papà se n'è andato e quindi lei è dovuta uscire e niente. Quindi ieri c'è stata la puntata del suo rientro. Una decisione secondo me molto personale. Io non sono qui a giudicarla perché ognuno di noi è giusto che debba prendere le proprie decisioni in base a ciò che crede, a ciò che pensa. È anche vero che quello è un lavoro, e purtroppo si capisce che all'interno di questo reality, partecipano personaggi magari che sono stati messi un po' nel dimenticatoio, che non lavorano più da tempo, e quindi quello, è un lavoro. E lei sono certissima che ha dovuto prendere una decisione difficilissima, ma per queste persone che fanno questo tipo di lavoro è anche un grande trampolino di lancio. Decisione, ripeto, molto personale e io non sono qui a dire se ha fatto bene o meno, non mi interessa, è una cosa. Ognuno ha diritto di decidere in base a se stessa. E diciamo che nei giorni in cui lei, appunto, è dovuta andare via per il funerale del papà, dopo 1 o 2 giorni i ragazzi stavano festeggiando un compleanno di un concorrente, molti in modalità rispetto, quella che credo che era la più normale da fare, cioè erano situazioni secondo me giuste da fare, che poi c'erano persone che non la sopportavano meno, però comunque c'è e ci deve essere questa forma di rispetto verso un lutto importante come quello della perdita di un papà, ma comunque di un lutto, importante o meno che sia, perché comunque la morte è sempre importante. Ci sono lutti molto importanti come la perdita dei genitori o anche lutti magari meno, tra virgolette, importanti, come possono essere altri tipi di lutti, però comunque ci deve essere una forma di rispetto. E non tutti i concorrenti del Grande Fratello hanno avuto questa forma di rispetto, e giustamente Signorini lo ha fatto notare. C'era chi cercava i popcorn, c'era chi si lamentava del fatto che purtroppo non si andava avanti con i festeggiamenti, c'era chi faceva lo stupido con un manichino e altri invece che richiamavano queste persone dicendo un po' di calma perché comunque Beatrice, che ripeto era simpatica o non simpatica ad alcuni personaggi del Grande Fratello, comunque aveva bisogno di una forma di rispetto, era giusto avere una forma di rispetto verso di lei e verso il papà che era morto. E questa secondo me è stata una delle puntate più belle perché a prescindere dal reality, da tutto, c'era comunque un momento di vita vera, di vita vera. E purtroppo non tutte le persone sono così, non tutte le persone hanno rispetto, non tutte le persone sono sensibili, non tutte le persone sono vere, perché è così. E io parlo in prima persona, perché quello che è capitato a me mesi fa, sapete che è morto lo zio di Roberto mesi fa, e non ero presa io direttamente, perché comunque non era un mio parente, ma gli volevo bene perché ci vedevamo spesso, era molto simpatico. E la cosa che mi ha davvero colpito tantissimo è che purtroppo lui ha avuto una malattia bruttissima, ragazze. Io credo che io sono per l'eutanasia, purtroppo non tutti la pensiamo così, ma io sono per l'eutanasia, soprattutto quando ci sono delle sofferenze così forti. Delle cose atroci, non solo per chi la vive, ma anche per le persone che gli sono vicine, i figli, le mogli, cioè una roba assurda, una roba assurda. Quindi noi soffrivamo perché purtroppo non potevamo dargli una mano. E mesi fa, appunto, se n'è andato e io scrissi un post su Instagram dicendo che io mi sarei allontanata perché comunque questa, secondo me, era una forma di rispetto, è una forma di rispetto anche nei confronti di mio marito, visto che lui voleva un gran bene a questo zio e c'è stato davvero tanto male. E purtroppo queste persone che sono comunque state evidenziate da
Da signorini non ci sono solamente nei reality, ma ci sono anche nella vita vera. E io vi dico che mi è capitato perché in quei giorni lì, una persona che in quei giorni lì me ne hanno fatte di tutti i colori, storie, ma una marea. Ma poi alla fine ha concluso questa persona il tutto facendo storie con queste canzoncine da bambini, perché. Da bambini, ma non vi dico le persone che mi scrissero in quel periodo lì dicendo lo schifo che provavano nel vedere una situazione del genere, soprattutto di una persona che si reputa ancora adesso una persona colta, importante, che copre un ruolo importante, mamma mia ragazza. E io non dissi nulla perché io poi non è che mi voglio abbassare a certi livelli, però purtroppo si sa, a volte ci sono persone che magari non sono, non vengono amate, non vengono circondate da affetto e purtroppo queste mancanze di affetto, le colmano con cose materiali e quindi non possono capire quando una persona soffre per dei sentimenti. L'empatia non c'è in tutte le persone e questo secondo me è quello che è successo a me e quindi posso capire quello che è successo a Beatrice e giustamente Signorini lo ha evidenziato di quanto schifo c'è, di quanta mancanza di rispetto c'è. Però io sono certa, conoscendomi, sapendo la persona che sono, che io comunque, a prescindere dalle persone che mi hanno fatto del male, io una forma di rispetto l'ho sempre avuta, che potesse essere una persona o che potesse essere un animale, l'ho sempre avuta, perché davanti al lutto, davanti alla morte, non c'è nemico che tenga, c'è solamente il rispetto, cosa che nei miei confronti non è stato fatto, e però da una parte non mi interessa perché. Naturalmente, quando non hai stima di alcune persone, non ti colpisce più di tanto. L'importante è che tante persone abbiano visto e abbiano. Molte mi hanno scritto proprio che avevano questa gran voglia di vomitare dallo schifo che vedevano in quei momenti. Questo è, ma io poi sono dell'idea che piano piano il tempo fa uscire fuori le persone per come sono. Era giusto una cosa da chiacchierare, da farvi riflettere un attimino, perché sapete che il mio canale non è solo per ciò che riguarda la casa, ma è anche momenti di riflessione. E in tanti di voi me lo scrivete che vi piacciono e anzi se ne faccio altri. Volentieri, volentieri. Adesso io prendo il caffè, poi prima di andar via, come vi dicevo prima, voglio pulire l'insalata e basta. Noi ci vediamo dopo, altrimenti questo video diventa troppo lungo. Nel frattempo, ragazzi, sto pulendo l'insalata e la sto lavando in acqua e bicarbonato. Io solitamente faccio tre passate, quindi lavo, sgocciolo, riempio di nuovo la vasca con l'acqua pulita, le lavo, le sgocciolo e riempio di nuovo la vasca con l'acqua pulita. Questa è una cosa che mi ha insegnato la mia mamma. E poi qui mi sono lavata una zucchina perché dopo mi vado a fare un po' di pasta con zucchina e pomodorini e basta e vado avanti con le cose. Poi qui ho già preparato i Swiffer perché devo togliere la polvere in una parte di mia figlia che ho notato che c'è un bel po' di polvere, è nascosta e mi dà fastidio, quindi ho già preparato i Swiffer. Zucchine e pomodorini pronti, qui ho lavato la mia insalata ed è tutto pronto, un piccolo soffrittino con scalogno e olio. E vado a soffriggere l'oro, dopo le allungo con un po' di acqua perché rimane un po' più leggero. Allora ragazze, ho ritirato fuori, infatti lo vedete che è tutto rovinato, ce l'avevo nella mia dispensa perché uno dei due prodotti di Alba, no, scusate, di Alga, con gli spray, l'ho terminato. E ne ho un altro, però volevo terminare lui visto che è a metà e vi dico che questo qui è sempre stato uno dei miei preferiti perché io adoro sia nei detersivi per pulire, diciamo, la cucina, ma anche per i detersivi liquidi il profumo di Marsiglia e lui è un portento. Mi piace tantissimo, sgrassa molto bene e,
niente, quando finisco la mia scorta, lui credo di riacquistarlo. Stavo notando che mi si sono allungati tanto i capelli. Diciamo che in questo periodo che sono a casa, ne sto approfittando per non truccarmi più, per non, diciamo, fare piastre ai capelli. L'ho fatta giusto ieri sera, visto che dovevo andare dalla dottoressa, ma altrimenti non ci sto facendo nulla. Allora, adesso prendo il mio secondo caffè ed ultimo caffè della giornata. Stamattina ho bevuto il tè, non ho fatto il cappuccino perché, come avete visto, sì, mi sono fatto uno yogurt zero con questo prodottino qui che ho preso su Amazon, che ho visto appunto una ragazza su Instagram. È una crema al sapore di cioccolato senza calorie, costa un pochettino, viene sui 9 euro. Infatti ho detto, chi lo utilizza gli taglio le manine, perché tanto non lo devo utilizzare solo io. No, scherzo, se lo vogliono utilizzare, ok, ma non una cosa ripetuta tutti i giorni perché costa tanto. E ho appunto voluto fare questo yogurt con questa crema e un po' di frutta secca perché, come vi ho detto, voglio riprendere in mano la mia alimentazione sana. Adesso un altro cortado, per fortuna che mio marito l'ha ordinato, visto che ne facciamo anche lui, sta cambiando molto. La mattina preferisce bere lui, visto che è mischiato, diciamo, sembra quasi un cappuccino piccolino piccolino. Ti ho visto che stai dormendo, eh? Non sono io che mi soffio il naso, grande fratello. 16 quasi. Io sto aspettando il momento di andare dalla dottoressa, ma mio marito mi ha appena detto che se riesce viene anche lui, così mi accompagna lui. Però non lo sa, sinceramente non lo sa perché è pieno di lavoro. Io sinceramente non mi riprendo neanche, cioè, non metto nemmeno la matita che ho messo stamattina, sinceramente non me ne frega niente, e vado, vediamo, speriamo bene. Io mi sento meglio, ripeto, ma ho sempre questo orecchio tappato, ma non sono proprio bianca, bianca, ma non mi interessa davvero, non mi interessa. E se viene mio marito ne approfitto perché c'è Small che è proprio davanti e dico di andare a prendere un detersivo per la lavatrice, perché questo che ho è a metà. E se dovessi magari tornare al lavoro, almeno ce ne ho uno di scorta, uno anche da poco, non è che mi interessi tanto, bene o male. E poi ha già mandato già gli orari della settimana prossima. Lavorerò tanto a partire da lunedì, che solitamente lunedì sono a casa, e quindi volevo portarmi un po' avanti. Adesso vediamo se riesce a venire anche lui. Lo faccio scendere, così mi prende un paio di detersivi. Allora ragazzi, ci vediamo dopo, vediamo un attimino cosa mi dice la dottoressa e se mi dà degli altri giorni da stare a casa. Io sinceramente, se mi dasse anche domani, forse andrei meglio per rimettermi ancora con più forza, ma vediamo cosa mi dirà lei. Ragazze, tornata a casa, mi sembra di aver scalato l'Everest. Amore mio, sì. Allora, alla fine poi mi ha accompagnato Roby, per fortuna, così si è fermato un attimo da più me, che mi ha preso due cose. Gli avevo fatto gli screenshot di tutto quello che doveva prendere, ma non vi dico, mentre era dentro mi aveva chiamato 20 volte. Per fortuna che è un negozio molto piccolo e ogni tanto passavo davanti alla vetrina e io ero parcheggiata lì e mi diceva, cioè, delle figure, ma delle figure assurde. Sembra che quando dici qualcosa agli uomini gli chiedi chissà che. Mi dico che l'altro giorno, quando eravamo al Conad,
due settimane fa, prima che mi succedeva tutto, cioè, mi è proprio fermato un signore che mi chiedeva un prodotto per pulire il forno e ho detto: guardi, io uso questo, però non so se sua moglie può andare bene. Fa: ah, non lo so, adesso gli mando la foto, perché se non è quello che dice lei, dopo sono guai. Quindi tutti così. Alla fine ho fatto appunto, cioè ha preso due cose, adesso vi faccio vedere, poi vi dico quello che mi ha detto la dottoressa. Prima di tutto lui era detto che era quello che costava di meno, ma va benissimo perché a me piace la Chantecler, e poi è stato bravo perché me l'ha preso. Ah no, dicevo che era la Marsiglia, no, è un muschio bianco, ma va benissimo perché, ripeto, sono lì lì per finire ogni tanto avete presente quando avete le orecchie chiuse, che mandate giù? Ecco, fa così, però mi ha visitato anche le orecchie, van bene. E ha preso quello. Poi gli avevo chiesto i patch della Essence perché li ho provati tempo fa, mi sono trovata molto bene, poi sono quelli più economici. Non vi dico anche qui, ma per un'altra cosa non vi dico, però comunque me le ha presi. Questi qui vengono 10 euro e qualcosa, e niente, li ho presi, ce ne sono dentro 30, e siccome devo, non adesso, ma prima di andare a lavorare, cercare di tirarmi un po' su perché ho passato 2 settimane tremende, vabbè. Poi, questa qui, gli ho detto di prendermi questa, che è una crema. Adesso qui non leggo niente, però è una crema che idrata e perfeziona l'incarnato, sempre della Essence questa, e viene un po' con 3-4 euro, credo. Ma per trovare questa, ragazze, non vi dico. Non vi dico, qui mi ha fatto la videochiamata su WhatsApp. Ma la trovo, qual è? Ah, mi fa fare. Cioè, una roba, ho detto mai più. Comunque me l'ha trovata, era l'ultima, ecco perché non la vedeva, e la voglio provare. Ne ho sentito parlare molto bene. C'è chi dice che rende la pelle matte, altre che dicono che rende la pelle luminosa. Io preferisco luminosa, ma eventualmente quando vado al lavoro, che non ho voglia di truccarmi, sinceramente, vi dico la verità, mi piaccio anche non struccata. Forse ci ho fatto l'abitudine, non lo so. Mi vedo la pelle diversa rispetto a quando metto il fondotinta. Sapete che io poi comunque uso la BB cream dell'Aerospin, mi trovo benissimo, e quindi molti si trovano bene a utilizzare solo lei, e va bene così. Poi è arrivato e mi ha fatto due regali, incredibilmente, non lo so. Vabbè, lui sa che io amo il make-up e mi ha portato questo molto carino della Essence, però ho detto: amore della mia vita. Adesso è di sotto che sta facendo una cosa. E io capisco che ti sembra ancora una bambina, visto l'altezza, perché lui mi dice sempre: sembri così piccolina, perché sono bassa. Però arrivare a prendermi questo pennello, non lo so, non so nemmeno quanto abbia speso. Ha detto che è un regalino, poi c'è un altro che adoro. Mi ha preso il pennello della Essence di Mickey Mouse, Mickey. Questo che non so sinceramente a che cosa possa servire. Spero che vada bene tipo per il blush, perché io per il fondotinta mi sembra molto corto. Per il fondotinta uso la spugnetta, addirittura ultimamente per la BB cream uso le mani. Vabbè, comunque lo teniamo. E poi, ragazze, se vi ricordate, avevo detto l'altro giorno che avevo preso il profumo Dupe, e parlando con lui gli ho detto: sai che mi è piaciuto tanto il profumo di questo qui, vi faccio vedere, Musk by Alyssa e Ashley. Questo qui è un profumo vecchissimo, ma davvero vecchio, e lui me lo ha regalato. Per fortuna che gli ho dato la tessera, con la tessera più me si ha diritto ogni settimana allo sconto del 20% sul prodotto che costa di più, quindi lui l'ha fatto sicuramente qui. E in più avevo, mi ha detto, 3 euro di sconto dall'anno scorso, e quindi me lo ha regalato. Che dire, dolcissimo. Allora, adesso sistemo queste cose, ragazze, e poi vi dico cosa mi ha detto la dottoressa. Allora, ragazze, la dottoressa mi ha trovato molto molto bene. Ha detto: rispetto a mercoledì, quando sei venuta a fare la visita, eri un
un concerto, mi ha detto che sono tutti puliti tranne un pochino dalla parte sinistra. E infatti io me ne sono accorta perché la notte, a parte che non riesco più a dormire con un cuscino solo, ma ne devo avere due. Poi piegandomi sulla parte sinistra sento dolore. Lei infatti mi ha detto che proprio è dalla parte sinistra dove ho ancora un po' un leggero fischio. Mi ha detto di prolungare la cura. Io potevo arrivare fino ai 10 giorni, ma lei me ne aveva dati 7. Avevo terminato il cortisone oggi, stamattina era l'ultima metà, e invece mi ha detto di continuare per altri 3 giorni e un quarto e di continuare altri 2 giorni l'antibiotico e i fermenti lattici. Quindi mi ha dato fino a venerdì, poi naturalmente sono a casa sabato e domenica. Lunedì tornerò al lavoro, sinceramente non vedo l'ora perché sono 2 settimane toste. E poi le ho chiesto quando potevo tornare ad andare a correre. Lei mi ha detto gradualmente, è tornata mia figlia, gradualmente, poi anche da quest'altra settimana, però davvero in modo molto molto graduale. E adesso vediamo, magari faccio passare anche tutta la settimana prossima, anche perché ho tante ore da lavorare settimana prossima, ho già gli orari, e poi riprendo, ma gradualmente, senza iniziare subito la corsa. Proprio ho imparato da questa situazione a prendermi molta più cura di me stessa. Lei infatti l'ha detto, ha detto si vede che l'hai proprio trascurata l'influenza che hai avuto a inizio di dicembre e ti ha portato a tutto questo. Invece dobbiamo imparare a curarci di più, a non pensare sempre al lavoro, a non pensare sempre di curarci, perché una volta ci si curava di più stando a casa, spremuto d'arancia, e si stava proprio a casa 10 giorni, 7-10 giorni. Adesso invece con la cosa di andare a lavorare, di fare, ci trascuriamo molto. Invece così non deve essere. Quindi una bella notizia e già mi sento meglio. Allora ragazzi, io adesso mi vado a mettere il pigiama, mi lavo un pochettino perché sono stata in quegli ambienti e quindi disinfetto un po', anche se avevo la mascherina. Mi faccio una bella skincare e faccio fare l'aerosol a mia figlia perché anche lei non è messa malissimo e mi ha detto che posso dargli una cosa che ho già a casa. Quindi io vi saluto, grazie davvero che mi avete aiutato in questo percorso. Poi comunque sono a casa altri giorni e sicuramente ripasseremo insieme. E niente, vi mando un bacio grande e se vi va, sempre solo se vi va, la Sabri vi aspetta qui al prossimo video.